Ciao, come ti chiami? Riccardo Elmaso, e il mio nome è cinese Malico. Malik. Malico. Ho appena fatto la seconda prova di cinese. C'erano due testi, uno di attualità e l'altro di letteratura. Quello di letteratura era più semplice, però ho scelto quello di attualità perché mi interessava l'argomento. Che argomento era? Praticamente era tratto da un articolo di giornale che trattava delle... praticamente intervistava 10, diciamo, opinionisti o comunque pensatori cinesi, chiedendogli che opinione avessero dei problemi attuali della Cina, e loro appunto davano la loro risposta. E dovevi tradurre? Sì, dovevo tradurre e dopo rispondere a cosa ne pensavo delle loro risposte, ecco. Tradurre dal cinese all'italiano e dopo rispondevo in cinese, cioè dovevo capire il testo e dopo rispondere. Difficile? Io no, perché c'ho anche le ragazze cinese, allora lo parlo sempre, però penso che per gli altri fosse impegnativo. Quest'anno si parte da prima a far cinese, quindi penso che ci sia una classe di cinese per ogni anno. Io so che in quinta siamo in 16, non so negli altri anni quanti siano, però in prima sono in molti, penso che siano addirittura una trentina, quindi ogni anno c'è sempre più gente che lo vuole fare. In futuro continuerai a... In futuro spero di andare in Cina, così mi resta un po' con la mia ragazza. E ecco, basta.